Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale, sono Daniele e oggi voglio parlare con voi di un argomento che sicuramente sarà interessante per molti di voi e che vedo che va sempre più di moda, ossia l'offshore, come si gestiscono, cosa significa avere le aziende offshore, come non si pagano o come si pagano le tasse tramite offshore. E cerco un attimo di fare il punto su tutta questa situazione che è sempre affascinante per tutti quanti, cioè come si fa a pagare 0% di tasse, come si gestiscono aziende offshore e cosa significa esattamente. Quindi, resta qui. Ragazzi, bentornati, benvenuti. Sono Daniele, per chi non lo sa, sono un e-commerce manager esperto in dropshipping sul marketplace, ma non solo, mi diletto su qualsiasi ambito economico, business e finanziario e condivido le mie esperienze qui con voi. Quindi registrati, metti like al video se le informazioni saranno utili e continua a seguirmi. Oggi voglio parlare un attimo con voi di tutta la faccenda aziende offshore, su dove si pagano meno tasse, su perché si pagano meno tasse, su come non pagare tasse legalmente, su come funziona tutta questa, diciamo, questo mondo, al di fuori dell'Italia, su come puoi usarlo anche tu. Però prima di iniziare, una premessa, io non sono un commercialista, quindi prendi le mie parole come cultura generale. Dalle mie ricerche, dalle mie esperienze. Detto questo, per capire, perché c'è molta confusione, quando si sente azienda offshore già si comincia a pensare a malloppi nascosti, FBI, polizia, perché indagato, fai qualcosa di male. No, no, non è proprio così, ragazzi. Purtroppo questo deriva dalla mancata conoscenza nel dettaglio di cosa significa. Innanzitutto, offshore cosa significa? Shore significa costa, off significa, possiamo interpretarlo come a largo, come fuori, ok? Quindi fuori costa. Offshore significa che l'azienda si trova fuori dal costa, fuori dalla tua nazione, quindi non per forza in un paradiso fiscale. Se sei italiano e hai un conto bancario in Francia perché hai vissuto in Francia, tu avrai un conto bancario offshore, cioè fuori dalla costa italica. Spero che questo concetto sia chiaro, quindi offshore non significa nulla di illegale, non è totalmente legale, significa avere conti bancari fuori dalla tua nazione di residenza. Se tu siedi in Italia e poi ti trasferisci in Germania e lasci i tuoi conti correnti italiani aperti, avrai dei conti correnti offshore per la Germania, quindi, cioè quelli italiani. Spero che questo lo comprendiamo. Una volta compreso questo, voglio parlare con voi esattamente su come si sfrutta questa cosa. Dovete sapere che la tassazione non è uguale in tutti i paesi. L'Italia ha delle tasse, la Francia ha delle tasse, Cipro ha delle altre tasse, Dubai ha altre tasse e così via. E che legalmente tu puoi avere delle aziende in qualsiasi parte del mondo, cioè nessuno ti vieta di avere un'azienda, non so, in Corea del Sud, ok? Tu puoi avere tutte le aziende che vuoi in qualsiasi parte del mondo, almeno in Italia è così, poi ci sono stati che hanno leggi interne che te lo vietano. Quindi questo bisogna capirlo, non c'è nulla di illegale. Ora, questa cosa si può sfruttare per abbassare la pressione fiscale o non pagare le tasse, però dobbiamo fare due tipi di distinzioni. Prima cosa, conto corrente personale e conto corrente aziendale sono due cose diverse, questo dobbiamo capire, aziendale è aziendale, personale è personale, sei tu persona fisica, invece l'azienda è un altro ente legislativo, non ha nulla a che fare con te, almeno nella maggior parte dei paesi. Ne sei responsabile se sei l'amministratore delegato, ma è un'altra entità.
Detto questo, poi dobbiamo capire dove risiediamo, perché ogni paese ha delle sue regole. Per esempio, i cittadini USA, i cittadini americani sono tassati in base alla cittadinanza. Questo significa che se tu sei cittadino americano e la cittadinanza americana, non importa dove risiedi, dove trasferisci la tua residenza, dovrai sempre pagare le tasse in America. Mettiamo un esempio: tu sei italiano, ti trasferisci in Inghilterra, cambi la residenza ufficiale. Quindi ti iscrivi all'AIRE, l'ente che si occupa delle residenze all'estero italiano, e non sei più residente italiano. Questo significa che non avrai più a che fare nulla con l'Italia, a meno che non hai proprietà in Italia, e non dovrai pagare nessuna tassa in Italia se non dovuta. Quindi se tu guadagni, sei trasferito nel Regno Unito e guadagni nel Regno Unito, non dovrai pagare nessuna tassa in Italia. In America non funziona così. Se tu sei cittadino americano e ti trasferisci nel Regno Unito, togli la residenza ufficiale, dovrai comunque pagare le tasse in America tutta la vita, ok? Qualsiasi cosa fai, non puoi fuggire da questo, non pagare tutte le tasse, pagare la differenza tra le tasse pagate in Inghilterra e quelle reali in America, ma comunque dovrai pagarle. Quindi ogni paese ha le sue legislazioni. Questa, tra l'altro, dell'America è una cosa molto, molto fastidiosa. Fortunatamente non siamo cittadini americani. Perché è tipo avere un groppone sulle spalle tutta la vita. Questo per quanto riguarda la persona fisica. Quindi, se tu vendi, fai delle consulenze sotto il tuo nome, cognome, tu come persona, dovrai tassare le tue cose sotto il tuo nome. Ora, poi un'altra cosa importante da capire è dove vendi, dove fai i soldi, ok? Ad esempio, se vendi in Italia, dovrai pagare le tasse in Italia. In qualsiasi circostanza, ok, per le leggi italiane. Se vendi in USA prodotti fisici da USA a USA, dovrai pagare le tasse federali USA, ok? Se sei residente estero, avrai un tetto minimo che non puoi superare prima di pagarle. Ma ad esempio, se vendi prodotti digitali USA, le tasse non le paghi in USA. Io ti sto parlando di tutte queste cose perché dobbiamo avere il quadro generale per capire un po' come funziona la situazione, ok? Ora, cosa succede qui? Facciamo diversi casi. Hai tu investito in Bitcoin 10 anni fa. Hai accumulato nei tuoi investimenti 5 milioni di euro, ok? O 5 milioni di dollari. E ce li hai bloccati nei Bitcoin, ok? Nel tuo wallet, nella tua Ledger Nano S, e vuoi uscire questi 5 milioni di euro. Ora, ovviamente parliamo di cifre grandi, ok? Per far capire i concetti, perché con 20.000 euro non vale la pena fare questi giochi. Poi passerò alle aziende, che so che a molti di voi mi guardate e vi interessa l'azienda, però prima facciamo quello personale, se no non possiamo capire il discorso aziendale. Come fai a uscire questi 5 milioni di euro? Se tu sei siedi in Italia e cambi questi 5 milioni di euro e li prelevi nel tuo conto bancario italiano, dovrai pagare le tasse all'Italia, ok? Perché sei residente italiano. Se tu vai a Dubai e ti apri un conto bancario personale e trasferisci questi 5 milioni di euro a Dubai, dovrai comunque pagare le tasse in Italia perché sei residente italiano. Perché avere un conto bancario offshore non significa che non devi pagare le tasse nel tuo paese di residenza, ok? Tranne alcune circostanze che ora vediamo. Questo video sarà un po' più lungo, ma sono cose molto dettagliate che dobbiamo capire, perché non ci sono molte precise situazioni. Quindi, come fai a non pagare le tasse su quei 5 milioni di euro? Innanzitutto, se sei residente in Italia, non puoi non pagarle. Quindi, prima cosa è cambiare residenza in un paese con regole più favorevole alla tua situazione. Ad esempio, Dubai oppure Cipro, cosa succede? Se tu ti trasferisci la tua residenza a Dubai, ufficialmente, quindi non risiedi più in Italia, e ti apri un conto corrente a Dubai, se sei una persona estera e guadagni denaro dall'estero, quindi non vendendo ai cittadini della zona degli Emirati Arabi, non dovrai pagare tasse su quei proventi.
Quindi se tu quei 5 milioni li esci a Dubai nel conto corrente bancario, siccome vengono dall'estero, non vengono da investimenti all'interno di Dubai, tu non dovrai pagare tasse né in Italia, perché in Italia sei tolto residenza, non hai nulla a che fare, a meno che non erano soldi guadagnati dall'Italia, ma in questi casi investimenti, essendo in Bitcoin, non hanno nulla a che fare. Oppure per esempio Cipro ha la stessa più o meno regola. Poi qua andiamo in problemi un po' più vasti, perché ad esempio in Bitcoin devi trovare un paese favorevole alle criptovalute, banche che ti aprono il conto, ma questo lasciamolo stare in questo video. Andiamo ad affrontare la cosa un attimo in vista più generale. Questo è un esempio, la stessa cosa si potrebbe applicare in molteplici situazioni. Se ad esempio sei un consulente, vendi prevalentemente a cittadini esteri non italiani, guadagni 20.000 euro al mese e non vuoi pagarci le tasse, ti togli l'esigenza all'Italia, te la metti a Dubai, te la metti a Cipro, ovviamente devi vivere lì, poi devi rispettare i requisiti per tenere la residenza e pagherai 0% di tasse. Attenzione, non in tutti i paesi, questo infatti gli sto dicendo i nomi dei paesi appositamente, perché se andate in Spagna le tasse dovete pagarle in Spagna, qua parliamo di paesi dove hanno una tassazione 0%. Tra l'altro a Cipro, scusate, mi sa che non è 0% ma è il 5%, errore mio. Ma comunque il discorso non cambia, risparmiate notevole, notevolmente. Questo per quanto riguarda la tassazione personale, come funziona per le aziende. Poi ragazzi dovete andare a parlare con commercialisti sia locali che internazionali per evitare casistiche, perché ovviamente poi ogni caso è a sé. Però mettiamo che voi vendete, avete fatto un corso, ok? Vendete questo videocorso a clienti australiani. Questo corso vi porta 10.000 euro al mese, 50.000 euro al mese. Se voi questi soldi li fate entrare in una SRL italiana o nel vostro nome italiano, dovete pagare le tasse in Italia seguendo i vari scaglioni fiscali italiani. Come fate a non pagare tasse su questi proventi? Molto semplice. Innanzitutto dovete cercare una legislazione dove vi permetta di aprire un'azienda con tasse favorevoli. Ad esempio, USA. Ci sono paesi, USA, dove hanno tassazione 0% sulle aziende se i proventi vengono da cittadini non USA. Quindi, vendo a clienti australiani, ho un'azienda americana in un paese dove non mi tassa sui proventi esteri, gli aziendi australiani non pagheranno a me, ma pagheranno alla mia azienda. Attenzione, che dovrà essere gestita solo al di fuori dell'Italia, se no diventa residenza italiana. Questo potete farlo, per esempio, affittando un ufficio, anche un ufficio temporaneo, una stanza o qualcosa nel paese dove c'è l'azienda, e volando lì quando necessario, perché un'azienda per essere non residente in Italia deve essere gestita con le decisioni amministrative fuori dall'Italia, quindi basta andare lì per prendere decisioni strategiche dell'azienda, o magari prendere dei BA, degli assistenti virtuali che girano l'azienda per te, quindi tu non lavorerai attivamente all'azienda. Quindi questi soldi australiani andranno nell'azienda americana, perché i clienti australiani pagheranno all'azienda americana, l'azienda americana pagherà il 0% di tasse. Poi in base a dove avete l'azienda, magari dovete fare il report, dovete mandare la contabilità, questo dovete vedere voi in base a chi sono stati in cui non bisogna fare nemmeno i report annuali, quindi mandare la contabilità, stati in cui avete bisogno di un commercialista, anche se pagate 0% tasse, oppure pagate 5%, 2%, in base a dove fate l'azienda. E quindi così non pagherete nessuna tassa. Però questo non significa che voi potrete prendere i soldi e spenderli in Italia. Perché è vero che pagate 0% di tasse, ma non siete voi, è la vostra azienda. La vostra azienda americana o di dove che sia che paga 0% tasse. Se voi quei soldi ve li staccate come dividendi, ve li prendete, ve li prelevate nel vostro conto corrente italiano, o comunque a voi stessi, dovrete pagare le tasse non sull'azienda ma sui vostri dividendi, su quello che prelevate nel vostro corrente in Italia. Quindi comunque non potete scappare dalle tasse italiane.
in questo modo. Se l'unico modo per non pagare le tasse italiane, voi volete prendere i soldi, perché poi c'è un'altra opzione, lasciate i soldi lì, magari sono soldi che non vi servono, li lasciate nell'azienda e fate investimenti tramite l'azienda, cioè l'azienda investe in altro, sempre fuori dall'Italia e sempre con le decisioni strategiche fatte fuori dall'Italia, perché i soldi non vi servono. Oppure potete farvi uno stipendio dall'azienda come freelancer, l'azienda vi può pagare uno stipendio a voi e pagherete le tasse in Italia su quello stipendio, vi aprite la partita IVA e l'azienda paga voi e voi pagate le tasse su quello e poi lasciate il resto dei profitti dentro l'azienda. Se guadagnate 20.000 euro al mese, se la vostra azienda guadagna 20.000 euro al mese, pagherà a voi come freelancer 1.500, voi pagherete le tasse su quei 1.500 e il resto resta all'azienda. Oppure cambiate residenza e vi prendete tutti i soldi dell'azienda in uno stato più favorevole. Questo è come funziona. Poi ci sono altri modi, ok? Mettete che le cose poi sono molto complesse. Ad esempio, se avete un'azienda inglese, in Inghilterra, vendete ai cittadini inglesi dei corsi, consulenze, dovete pagare le tasse inglesi perché state vendendo a cittadini inglesi, perché l'azienda è inglese. Ma se la vostra azienda, se voi avete anche un'altra azienda, ad esempio di consulenza marketing in America o a Dubai, non è illegale che quell'azienda fa consulenze all'altra azienda che pagherà quell'azienda senza pagare, cioè senza che quell'azienda poi paghi le tasse. Mi spiego meglio, se voi avete un'azienda in Inghilterra, un'azienda in America, non è illegale che l'azienda in America fattura all'azienda in Inghilterra per delle consulenze o per dei servizi, cioè anche se avete due aziende si possono vendere a vicenda. In questo modo potrete abbassare la somma di tasse da pagare in Inghilterra. Ovviamente, ragazzi, deve essere tutto lecito, deve essere tutto legale, non potete semplicemente fare finta. Per questo ci sono i commercialisti che vi aiuteranno. Io cerco solo di farvi capire come funziona l'argomento. Come vedete, è un argomento complesso. Esistono decine di casi, decine di modi, decine, forse centinaia di legislazioni. Quindi è molto molto importante che voi vi affidate a un consulente internazionale di fiscalità. Questi solitamente li trovate su una cifra che va dai 200-300 euro l'ora. Vi fanno i setup, vi analizzano la vostra situazione. Spenderete un po', però avete un setup che vi permetterà di risparmiare un sacco di soldi. Ovviamente, ragazzi, nella maggior parte dei casi, se siete residenti in Italia, dovete pagare le tasse in Italia, cioè qua non ci scappa. E soprattutto se vendete a clienti italiani, l'unico modo è cambiare residenza, andatevene dall'Italia. Cioè, capisco che non è la risposta a cui si vogliono sentire dire, però, ragazzi, se guadagnate 30.000 euro al mese, dovete pagare 16.000 allo Stato italiano, 15.000 allo Stato italiano. Amen. Trasferitevi a Dubai, trasferitevi a Cipro e ne pagherete 500 euro al mese. Cioè, parliamo di determinate cifre. Ogni situazione a sé. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Mi raccomando, iscriviti al canale, metti mi piace e ti aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi!